come detto già in precedenza, con il primo ospite di questa puntata ci raggiunge il campione italiano della Super Sport 600, un applauso virtuale e un saluto a Davide Stirpe, benvenuto. Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie. Allora, grazie a te che hai risposto alla alla chiamata. Allora, innanzitutto ovviamente complimenti per questo titolo italiano, è un sogno, tu l'hai già dichiarato a caldo, subito dopo la gara, sappiamo ti sei commosso perché poi da romano sei andato a vincere il titolo sulla pista di casa a Vallelunga, è stato un finale thrilling, raccontacelo tu perché veramente è stata bellissima la lotta tra te e Dionisi. Sì, è tutto un fine settimana veramente un po' particolare da incorniciare. Vivavamo a Vallelunga con meno 18 punti e le nostre uniche possibilità, insomma, di vincere il titolo era partire per vincere tutte e due le gare. E sabato abbiamo fatto una grandissima gara, Ilario ha avuto un piccolo problemino tecnico che me l'ha rallentato in un giro, poi è ripartito, però si è staccato un po' dal gruppo. Noi abbiamo fatto una grandissima gara, abbiamo vinto. E già a gara 1, insomma, vincere con tutti gli amici, parenti e tutta la tifoseria, diciamo, a favore è stata una cosa speciale, veramente bellissima. E grazie poi a questo successo, insomma, siamo arrivati a gara 2, io e Ilario a 0 punti, Morrentino a 8 e Bussolotti a 13 punti, quindi era un'ultima gara veramente da Cardio Palma, insomma. E gara 2 è ancora molto più tirata di gara 1, dove ci siamo trovati praticamente alla fine io e Ilario in testa, che facevamo un ritmo veramente pauroso, perché facevamo 39 alto di passo e è un ritmo veramente alto, perché la pole position è stata 39,5. Ah. E quindi sì, poi siamo arrivati agli ultimi 2-3 giri che si è agganciato anche Malone con noi, e anche lui, quindi era della partita per la vittoria, quindi eravamo in 3. Gli ultimi due giri io ho provato a tirar fuori tutto quello che era rimasto, insomma, abbiamo fatto 39,8, 39,7 l'ultimo giro, perché volevo prendere un minimo di margine per scappare, perché sapevo che Ilario se era vicino e c'era un minimo di spiraglio, lui si buttava dentro, quindi abbiamo fatto due giri veramente, veramente forti e ho preso quei 3-4 decimi che alla fine mi hanno consentito, insomma, di arrivare al traguardo e senza che Ilario potesse provare a vincere, insomma. Sì, siete arrivati praticamente al photo finish, però è stato anche non solo l'ultima gara da thrilling, ma un po' tutto il campionato con questa scenografia da film, perché sei partito forte per vincere con un secondo posto, una vittoria, poi le cose si sono messe un po' male. C'è stata la bellissima gara del Mugello, dove in gara 1 sei scivolato, ma in gara 2 hai fatto una vittoria thrilling all'ultimo giro, e poi la lunga rimonta fino a Vallelunga, quindi una stagione da film. Sì, una stagione veramente, veramente di alto livello, e dove siamo stati, secondo me, alla fine spesso i più veloci. Abbiamo fatto l'inizio di campionato primo e secondo a Imola, e lì veramente abbiamo fatto anche lì un grandissimo lavoro. Poi a Misano, gara 1, dove aveva piovuto, era un po' umida e non abbiamo trovato, insomma, la condizione migliore per fare un grave risultato, però ho portato a casa la moto in qualche punto. Gara 2 terzo con la bandiera rossa che ha interrotto i giochi due giri prima, dove anche lì potevamo vincere. Mugello gara 1, sì, come hai detto tu, una scivolata, però anche lì eravamo secondo me più veloci, ero appena andato in testa all'ultimo giro e proprio su Ilario, ho tirato una staccata su Ilario che ci sono davanti e abbiamo buttato all'aria tutto, però in gara 2 in volata, anche lì 25 millesimi abbiamo vinto, come è poi successo in gara 1 a Mugello, che siamo arrivati in volata in 3 per 10 millesimi ho vinto, quindi è stato tutto un campionato che veramente non si arrivava mai con dei distacchi, in un secondo arrivavamo sempre in 6-7 piloti in qualsiasi pista, quindi è stato secondo me tutto l'anno la categoria, secondo me, più bella, anche da guardare di fuori, dove dobbiamo vincere in 6-7 piloti, veramente bella, secondo me. Senti, Davide, hai offerto diversi spunti con questa tua introduzione, diciamo, alla stagione. Per quanto riguarda il Mugello, a me viene in mente la famosa scena in cui praticamente fai 100 metri e passa di rettilineo sull'erba a gas spalancato
in bagarre con altri piloti per effettuare un sorpasso. Sì. Quella è una scena che insomma un po' tutti noi appassionati di moto abbiamo visto. Però quello che ti volevo chiedere, legandomi anche a questo, è cosa ti passa nella testa quando ti trovi, a prescindere dal fatto che ti stai giocando la prima posizione, ma quando ti trovi a giocarti un campionato? Cioè, è vero che riesci a tirare fuori qualcosa in più a livello di prestazione? Lo dimostra il fatto poi che tu e Dionisi, l'hai detto prima, nell'ultimissima manche, quella di Vallelunga, in cui vi giocavate il titolo, avete fatto un altro passo, un altro ritmo rispetto a tutti gli altri. È vero questa cosa? Sì, secondo me sì, non me lo aspettavo, perché se vedi anche in gara 1, dove Ilario è stato rallentato da un problema tecnico, il passo è stato leggermente più lento, anche se comunque tutti danno il 100%, però quando arrivi all'ultima gara dove decidi se diventi campione italiano, no, secondo me è scattato sia in me che Ilario una sorta di extra carica, dove secondo me siamo riusciti a tirare fuori veramente il 110% tutti e due, e dove per esempio lui a metà gara ne aveva di più, e io quando ho visto che scappava lì dentro la testa vedevo solo il campionato e non mi interessava fare secondo, terzo, quarto, quindi ho detto o lo seguo e sto con lui, arrivo fino alla fine con lui e poi vediamo chi ne ha detto alla fine, o se no veramente la lancio e finisce tutto qui. Però perché come dici tu, quando arrivi tanto alla fine del campionato e sei lì in prima posizione, vuoi solo vincerlo, non ti interessa il secondo e il terzo, quindi rischi veramente, secondo me, tutti i giri, tutte le curve di incappare in una scivolata, però ci sta. Quando sei lì ci provi e tiri fuori tutto. Infatti Ilario a metà gara ha fatto il record della pista, e io, anche se a metà gara non ero veloce come lui, ma sono riuscito a perdere il meno possibile, perdevo 1-2 decimi al giro, fino a che lui poi è calato un po' la gomma perché ha dato un bello strappo, e poi io alla fine ne avevo di più, quindi è stata una scelta che alla fine ha pagato. Però sì, forse se era inizio campionato e lui dava quello strappo lì, probabilmente non so se avrei rischiato così tanto, insomma. Certo. Allora, Davide Stirpe, tra poco continuiamo a parlare sia un po' della sua stagione che in generale del CIP, perché adesso c'è la canzone, ovviamente la nuova di Gianna Nannini, fenomenale, dedicata al suo campionato e anche a quello di cui parleremo tra pochissimo. Grazie, ok, a dopo. Stanotte io non vengo e resto a casa, che non ho voglia di uscire, ballo in mutande, ingannerò l'attesa di un nostro incontro con un gelato all'amarena. Quello che ieri dalla mia schiena è soffiato via, e non è colpa tua né colpa mia se quando ci vediamo siamo due animali, non ci si prende per le mani e la tua lingua taglia il cielo per le mie gambe aeroplani. E dimmi com'è che non riesco più a stare sola, incrocerò il tuo sguardo per dirti ancora che voglio solo perdermi dentro di te e camminare dentro questo amore che è una linea di confine. Voglio calpestarti il cuore, vedere come va a finire, se son più brava io a sbagliare oppure tu a mentire. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, fenomenale. Stavolta c'è qualcosa che non so spiegare, ma so già che finirà male, che le teste poi si piegano a ciò che i corpi sanno fare, e io che non vado mai a tempo e tu che ami la poesia, ma non è colpa tua né colpa mia, io voglio solo perdermi dentro di te e camminare dentro questo amore che è una linea di confine.
voglio calpestarti il cuore, vedere come va a finire, se son più brava io a sbagliare oppure tu a mentire. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Questa è una pazzia. Fenomenale, 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 fenomenale. Gianna Nannini lo ripete in tutte le salse in questa sua nuova canzone. Nessun titolo migliore di questa stagione del CIV, sia per quanto riguarda il campionato Super Sport, di cui abbiamo ospite Davide Stirpe, il campione, e quindi nessuno meglio di lui, sia per quanto riguarda anche tante altre cose che sono successe. Ci riferiamo anche ovviamente all'impresa, alla marcia trionfale di Pirro, che è stata una cosa incredibile. A Davide chiedo com'era vedere da vicino un Pirro così in forma, che ha fatto quasi in plena, che ha fatto 295 su 300, se non erro. Sì, è al Mugello, è caduto, tra l'altro è ripartito ultimo e ha vinto. Cioè, è veramente imbarazzante vedere un pilota così. Sì, beh, uno come Pirro in Superbike, poi con una struttura come Barney, credo che sia un abbinamento veramente importante e forte. Credo che una combinazione così alza di tantissimo il livello del CIV Superbike, e molti dicono che non dovrebbe correre nel CIV perché fa la MotoGP, ma io la vedo diversamente, la vedo come un gran prestigio per il campionato, ma anche per i piloti che ci sono, perché comunque Zanetti, per esempio, in gara 2 a Mugello ha dimostrato che non è imbattibile, ha vinto, l'ha battuto proprio sul corpo a corpo, quindi secondo me deve essere uno stimolo e un grande riferimento, perché uno che fa quinto in MotoGP, insomma, è solo che un talento e un gran riferimento, e come, non so, mi viene in mente Andreozzi, che ha fatto delle pole position davanti a Pirro, quindi secondo me è battibile, e secondo me è un grande riferimento e un prestigio per tutti, per chiunque poi si avvicina a lui e riescono magari anche a batterlo. E poi sale anche il livello del campionato, perché un pilota, quando si confronta con uno più forte di lui, comunque cerca di avvicinarsi, e quindi diventano più forti anche gli altri di conseguenza. Certo, infatti, sì, infatti. Infatti ti volevo chiedere, proprio a proposito del confronto con i migliori, tu sei solito ormai già da un paio di stagioni partecipare alla gara italiana del Mondiale Supersport. Quest'anno, se non sbaglio, sei stato a Misano, se non dico una fesseria, e volevo chiederti proprio il confronto con i migliori della categoria, in riferimento chiaramente a Sofuoglu, quindi come ti vedi tu nel rapporto con questi mostri sacri, dove credi di dover crescere, di dover migliorare, tu ovviamente anche il tuo team, non l'abbiamo detto, certo. MV Extreme Racing, che è un team con cui corri da 2 anni, e dicevo, sia questo rapporto qui che in generale appunto una tua prospettiva in ambito mondiale. Ma allora, guarda, secondo me noi a Misano in quasi tutte le sessioni, prove libere, qualifica, eravamo nei 10, quindi eravamo a un livello veramente competitivo. Quello che ci è mancato, e che secondo me manca a chiunque fa una wild card nel mondo super sport, superbike, è che lì il venerdì è fondamentale, è quello che ti dà poi tutto il lavoro per tutto il weekend. Noi siamo arrivati a Misano, dove abbiamo praticamente fatto una collaborazione con il team Factory Vamag, quindi ci hanno praticamente dato un motore loro con un cambio loro, perché noi nell'italiano la categoria si chiama Super Sport, ma il regolamento è praticamente stock, quindi cambio standard e regolamento a livello di motore come una stock. Quindi ci hanno prestato un motore loro con qualcosa in più a livello di cavalli, però la grossa differenza era nel cambio, cioè nella spaziatura del cambio, i rapporti interni,
Quindi noi praticamente il venerdì lo abbiamo praticamente usato solo per prendere confidenza con il cambio, con le marce, perché usi proprio delle marce diverse. Poi una volta che avevamo preso un po' confidenza, insomma, eravamo nei primi 10. Poi purtroppo in gara al primo giro ho avuto un problema, come più o meno quello che è successo a Dionisi in gara 1, e il problema è che a me appena si è spenta la moto mi hanno centrato da dietro e quindi sono caduto. Però poteva essere una grande gara dove col passo che avevamo finivamo intorno al settimo, ottavo, che dentro un mondiale supersport secondo me è un grande risultato. E quello che manca secondo me per fare ancora quel saltino, per stare nei 5, nei 3 del mondiale supersport, è proprio quello, nel senso la conoscenza della moto, e che tu arrivi il venerdì con la moto già sistemata al 99%, e quindi devi solo entrare e fare il miglior tempo possibile, poi qualificarti il sabato e andare avanti. Senti, quindi noi siamo arrivati, abbiamo fatto una wild card, abbiamo fatto un po' fatica il venerdì e l'abbiamo un po' perso, insomma. Certo. Senti Davide, l'ultima in chiusura, sappiamo che non hai ovviamente ancora definito i programmi per la prossima stagione, perché immagino sarà stato impegnato nei festeggiamenti e quindi è giusto così, però tu nel 2018, te la faccio secca, preferiresti un team di vertice per continuare a lottare per il titolo nel CIV oppure un'avventura nel mondiale Supersport? Ma avventura nel mondiale Supersport dipende. Io ho fatto 2 anni europeo Supersport, europeo Stock, però il problema è che lì o entri con una struttura veramente di qualità, veramente al top, se no non ha senso andare lì e fare numero, perché sei uno dei tanti. Quindi se devo entrare nel mondiale Supersport per far numero, oggi come oggi non mi interessa, e meglio magari via. Preferirei rimanere al CIV con la struttura dove sono, che è veramente di alto livello e molto meglio di tanti team che stanno al mondiale. Bene, allora chiudiamo così, quindi, con un ringraziamento per il campione italiano Supersport Davide Stirpe e un in bocca al lupo per la prossima stagione. Ciao Davide, grazie di tutto. Ciao, grazie. Ciao ragazzi, grazie a tutto. Grazie, Gravilupo, ciao.